Dunque, siamo in uno di quei momenti, direi, i momenti più intensi e migliori della scuola, nei momenti seminariali, secondo me, sono quelli in cui poi si diventa così esemplare, quasi simbolico, un po' tutto il laborio di questa scuola sperimentale. E io, visto che poi non potrò seguire tutti da voi, volevo proporvi due riflessioni molto informali prima di mettermi in attento ascolto delle relazioni introduttive. Ma nel mese di ottobre ci sono stati due seminari regionali dell'ufficio scolastico regionale a cui hanno partecipato più di 200 tra docenti e dirigenti di istituti secondari e superiori di tutta la regione Liguria. Queste due giornate seminariali erano intitolate la didattica per competenze e ambienti di apprendimento. C'erano relatori provenienti da Lucio Guasti da tutta Italia e la prima cosa che mi è venuta da pensare è che accidenti, insomma, su un tema così qualcosa da dire la Don Milani ce l'avrebbe, ma di certo siamo proprio, diciamo, su uno dei temi roventi, dei temi caldi in agenda. Quindi stiamo facendo, riflettendo e lavorando su una delle principali questioni dell'agenda scolastica nazionale e internazionale. Ma detto questo, credo che questo discorso, che è già molto complesso di per sé e molto innovativo, a maggior ragione per la scuola secondaria superiore, che ha tradizionalmente un'impostazione molto disciplinare, metodologicamente molto frontale, no? Quindi, insomma, parlare di didattica per competenze, di ambienti di apprendimento, non di lezioni, ma di ambienti di apprendimento per la scuola superiore, insomma, il tasso e la valenza innovativa aumentano esponenzialmente. Ma detto questo, secondo me non ci possiamo limitare a questo, o meglio, conta molto la prospettiva e la finalizzazione, la contestualizzazione della ricerca sulle competenze e sugli ambienti di apprendimento in cui costruire competenze. Cioè, l'orizzonte, la prospettiva è quello, tra l'altro, che la Commissione, nell'introdurre il seminario, ha scritto, no? E io mi sono evidenziato due o tre frasi molto significative. La Commissione ricorda che il nostro compito, il compito delle tre scuole in questi due anni, facendo tesoro, ovviamente sarebbe un compito improprio per due anni, ma facendo tesoro di tutti gli anni precedenti di ricerca e innovazione, comunque il nostro compito è sviluppare il prototipo che vogliamo e dobbiamo suggerire al sistema scolastico. Ora, prototipo non è un termine felicissimo perché evoca un po' la Formula 1, però forse la parola modello sarebbe forse migliore come termine. In ogni caso, prototipo, modello, noi è questo quello che dobbiamo fare, no? E quindi tutta la ricerca sulle competenze, sugli ambienti di apprendimento capaci di costruire competenze, si colloca e si inserisce in questa prospettiva. E ecco, io le due riflessioni le volevo fare su questa prospettiva, no? Quindi su questa finalizzazione, anche perché come quando si cammina in montagna, no? In cui bisogna tenere gli occhi ben fissi per terra, perché se no si inciampa, quindi quando si cammina in montagna per i sentieri si guarda, cioè lo sguardo è rivolto prevalentemente a terra, insomma, passo dopo passo.
Però poi ogni tanto bisogna alzare lo sguardo, puntare la vetta, la sella a cui si vuole arrivare, insomma, ed è un continuo coordinarsi tra alzare lo sguardo e poi guardare in terra per non inciampare. E noi dobbiamo riuscire a tenere questi due momenti, no? Insomma, il momento, l'orizzonte, la meta, e poi insomma, tenere anche lo sguardo ben fisso ai piedi e ai possibili ostacoli e problemi che si incontrano camminando verso la meta. Ora, uscendo un po' dalla metafora, credo che questa ricerca importante e questo momento di riflessione sulla didattica per competenze, sulle competenze, sia uno di quei momenti in cui teniamo lo sguardo per terra, ancorato proprio a quello che stiamo facendo in questo momento, ma insomma i piedi che si muovono, dobbiamo sapere dove, in che direzione si stanno muovendo. E dico questo perché secondo me un fenomeno di generale, ma che riguarda anche e soprattutto la scuola di questi anni, è un po' quello che qualcuno ha definito la spoliticizzazione della crisi, no? Il rendere naturale e non discutibili alcune soluzioni, alcune ricette, che siano economiche, di politica economica, o che siano scolastiche, di politica scolastica, ma sembra che l'agenda, cioè le cose da fare, siano dettate dal Signore, o meglio, dai signori, l'OCSE, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale. Sapete che Antonio Tubati, in un bellissimo libro, ha identificato molto bene i fili che collegano le direttive di organismi non elettivi internazionali e le politiche anche scolastiche dei vari paesi europei e non. Quindi questo fenomeno di spoliticizzazione, no? di espulsione dal dibattito pubblico e dalla ricerca pubblica delle soluzioni alla crisi, anche la crisi dei sistemi scolastici, è un fenomeno determinante e che determina anche i nostri quadri concettuali, quelli con cui ragioniamo e ci muoviamo, negli anni presenti. Ecco, allora, secondo me il discorso del pensare al prototipo, al modello da proporre alle scuole, in cui ci sta dentro sicuramente la didattica per competenza, non può prescindere da questo. Cioè, noi dobbiamo essere in grado di recuperare e di ridefinire l'agenda scolastica, l'agenda della politica scolastica. Per carità, modestamente, no? Nel senso che poi alla fine siamo tre buone scuole, ma siamo solo tre scuole. Ma insomma, per quello che possiamo pensare, dire e fare, modestamente, credo che però possiamo e dobbiamo pensare, dire e fare. Ecco, in questo modello, mi viene in mente un'altra cosa. Nei giorni scorsi Giancarlo Cerini, che è direttore della rivista dell'istruzione, mi ha chiesto di fare un intervento, un articolo nel prossimo numero della rivista, che sarà dedicato a riflessioni sulla scuola media, no? Intesa come il punto più critico di tutto il percorso scolastico preuniversitario. E credo fermamente che la scuola media sia il punto più critico del percorso 6-19 Harvard, no? E io gli ho detto subito di no, gli ho scosso un'email, gli ho detto guarda, quest'anno, come avrei visto, io in genere ci piazzavo almeno un paio di articoli all'anno sulla rivista di istruzione, quest'anno dal 1 settembre silenzio stampa, perché sono nelle canne, non ho tempo, non posso. Però in questi giorni ci ho pensato e mi sono detto, io non posso, però io passo la domanda al collegio, il collegio poi materialmente potrà farlo qualcuno, a più mani o uno solo, ma vuole cogliere questa occasione di fare un intervento su una rivista abbastanza prestigiosa, dato una delle poche ormai rimaste sul mercato editoriale delle riviste,
attiviste che si occupano di scuola, e insomma offrire delle riflessioni sulla crisi della scuola media e delle possibili soluzioni su questo, che io credo, insomma, se non lo fa la Dominano, se non lo fanno le tre scuole sperimentali, non vedo chi possa farlo, o meglio, so chi potrà farlo, potranno farlo i famosi decisori istituzionali, che siano consiglieri dei ministri, i cosiddetti esperti di politica scolastica, che ormai si sono riciclati come consulenti a pagamento di politica scolastica, qualche ispettore, ecco, vogliamo lasciare il dibattito sulla crisi della scuola in mano solo a questi esperti, consulenti, tra virgolette, o riusciamo, possiamo, vogliamo dire anche la nostra? Ecco, quindi io ve lo dico, la risposta dovrebbe darla, io vorrei che se il collegio fosse favorevole, data anche stasera, perché ho risposto di no, lui mi ha detto entro Natale, l'intervento si parla di 10-12 mila battute, parliamoci chiaro, sono 4-5 cartelle, no? 10-12 mila battute, quindi non è un libro, non è una cosa, però credo che potrebbe essere significativo. Ecco, quando dicevo ripoliticizzare la riflessione sulla scuola e riprendere la parola per non lasciarla solo a organi sovranazionali e ai fedeli esecutori nazionali delle direttive dell'OCSE, io credo che si pongano alcuni grossi temi, no? Il tema dell'architettura complessiva del sistema. Riiniziano a circolare dopo questo terrificante periodo gelminiano, riiniziano un po' a prendere fiato e voce alcune ipotesi che sembravano seppellite, per esempio quella di un ciclo unico della scuola di base, un ottennio, 8 anni, divisi in 4 bienni, tra l'altro viene subito in mente il modello di Pestalozzi, no? Che Pestalozzi pratica e sperimenta dal 1945, da più di mezzo secolo, oppure un 4+4, no? Accorciare la scuola elementare di un anno, insomma fare un 4+4 con un ultimo biennio orientativo. Questo lo dico, altro grosso tema, perché poi tutto questo ha a che fare con la didattica per competenze, perché poi la didattica per competenze si colloca in un contesto anche istituzionale, ordinamentale, di tempo scuola, di organizzazione didattica, funzionale o disfunzionale. Il tema del tempo scuola settimanale, no? Che si è andato via via riducendo quantitativamente e qualitativamente, perché poi le compresenze sono andate scomparendo. Ecco, una didattica per competenze, un curriculum per competenze, di quale tempo scuola settimanale e di quali eventuali compresenze ha bisogno? Quindi nel disegnare il prototipo, il modello al sistema scolastico italiano, possiamo, io credo dobbiamo dire anche questo, no? Suggerire modestamente, no? E se questa è l'architettura, cioè il percorso e il tempo scuola, poi ragionando sempre in termini un po' architettonici ci sono gli interni, no? Il curriculum, il discorso sui saperi. Ora io ieri, perché mi ha colpito molto, ho messo in piattaforma un po' forse improvvidamente, però insomma un articolo dello scomparso Lucio Magri di 10-11 anni fa, intitolato La madre di tutte le riforme, la madre di tutte le riforme intendeva la riforma della scuola, che mi ha molto colpito perché riprendeva anche qui un vecchio, ma è vecchio, domanda, il vecchio discorso dell'asse formativo, che è completamente scomparso.
Perché in una scuola funzionale al mercato e alla competitività, e attenzione, guardate che competenze alla stessa etimologia di competitività è un termine ambiguo, come tanti termini. Ambiguo vuol dire con più significati, quindi noi possiamo sfruttarne alcuni, ma anche mettendo in luce i rischi di altri significati. Competenza e competizione hanno la stessa etimologia, sarebbe interessante capire perché. Però, ecco, il discorso delle competenze si pone il problema dell'asse formativo, dell'asse culturale, di un curriculum della scuola di base, e le relazioni quali sono? Perché un asse formativo significa selezionare, significa fare un'opera di selezione culturale, decidere, no? No, in questo bell'articolo Magri riprendeva il vecchio discorso gramsciano dell'asse storico-scientifico, magari rivisitato perché, superando un po' lo storicismo, forse il discorso storico può essere rivisto in termini di scienze umane, no? Quindi diventare un discorso di scienze umane e naturali, però si riponeva in modo inattuale, ma critico, il problema dell'asse formativo, che io, da cui credo non possiamo prescindere, perché se no si ripropone o la scuola enciclopedia, la frammentazione dei saperi, e anche qui l'agenda dei saperi, chi l'ha detta? I saperi utili alla competizione economica, no? Perché su questo l'OCSE, il Fondo Monetario, le famose agenzie internazionali, gli esperti, i think tanks delle politiche neoliberali hanno dettato un'agenda in questi anni, hanno detto che i saperi bisogna escludere o rendere opzionali tutti i saperi che non servono all'incremento della competitività dei sistemi economici nazionali, e si sono fatte delle scelte importanti su questo, si sono aumentati orari di discipline, si sono diminuiti orari di discipline, si sono eliminate discipline, pensate alla cosiddetta riforma delle superiori e dei curriculum degli istituti tecnici e professionali, e direi che è esemplare da questo punto di vista. Quindi mi chiedo, il discorso sulle competenze ha a che fare, come ha a che fare con una ripresa di una ricerca sull'asse culturale della scuola di base? E quindi, insomma, vabbè, concludo un po' con una domanda di una vecchia commedia italiana, no? mi viene in mente riusciranno le tre wiki school a fare un discorso critico, no? A fare un discorso critico e a ricollocarsi, a ricollocare le scuole, i professionisti, i lavoratori delle scuole all'interno del dibattito e della decisione politica sulla scuola, perché se non ci riusciamo, il terreno, il campo, lo lasciamo in mano esclusivamente agli altri, agli esperti, ai consulenti, agli enti sovranazionali e agli esecutori ministri nazionali. Questa un po' l'intro, capisco che però ho detto no, poi ora ci rimettiamo a guardare i piedi dove non devono inciampare e dove devono andare, però secondo me è anche utile, no, tenere tutti e due i momenti, no, lo sguardo alternativamente e in modo coordinato tra orizzonti, mete e passo dopo passo. E ora però non so chi devo passare. Importante il richiamo di Paolo, perché non rischiamo questa scivolata proiezione dello sguardo in basso. Ci siamo sempre detti che noi nel fare questo sforzo di riflessione, no, sulla natura profonda del nostro fare scuola, non avevamo nessun atteggiamento di subalternità.
cioè il discorso delle competenze è vero, noi studiamo, prendiamo, leggiamo, ma diciamo il metro di misura è la nostra esperienza, non l'empiria, ma la nostra esperienza sulla quale gettiamo tutta la nostra capacità di riflessione. È giusto mantenere forte questa impostazione, credo che siamo partiti e siamo andati avanti così. Mi ricordo che l'anno scorso, il 25 di maggio, io avevo parlato di ambiguità del concetto di competenza, oggi parlo della ripresa. Quindi per noi sono strumenti e tutto lo sforzo che faremo oggi ancora è quello di prenderli come tali, usare questi strumenti, ma poi diciamo due sono le cose che ci orientano. Uno, rifare chiarezza su dove vogliamo indirizzare la crescita dei bambini, non in forma tecnica né altra, ma rispetto alla possibilità di essere individui che si muovono con pienezza di autonomia nel mondo. E due, è la capacità di indagare la realtà che noi attiviamo nelle classi, nei nostri spazi di lavoro. Questi sono i due ingredienti. Ci servono tanti strumenti, anche quanto come dire, diciamo, le mode pedagogiche o le riflessioni pedagogiche in maniera più meno sarcastica, e anche l'establishment culturale e politico va dicendo. Ci ho detto, dall'eccezione alla regola, la tappa che noi abbiamo fatto il 25 maggio era appunto un po' l'eccezione, no? Tutti i gruppi di disciplina avevano cercato di costruire delle situazioni, dei contesti di apprendimento che riuscissero a mettere in forte visibilità, in forte attivazione le cosiddette competenze, con tutta l'ambiguità. Io rifaccio il punto, soprattutto con l'intenzione di coinvolgere le persone che non erano presenti, perché secondo me noi abbiamo capito che questa scuola ha un futuro, è capace di includere rapidamente, con tutta la loro portata di esperienza, di intenzionalità, di valori, di sensibilità, le persone che si affacciano ogni anno nella nostra scuola. Il percorso è questo. Seminario del settembre 2009, noi quando cominciava a introdursi il discorso delle competenze, ho detto va bene, invece che andare a fare il gioco delle definizioni, indaghiamo alcuni prodotti che erano già vivi nella nostra scuola, presenti, se vi ricordate, abbiamo indagato uno spettacolo teatrale, un'attività discussione interattiva in classe sulla geografia quantitativa, una situazione di un progetto interculturale e altro. Tra marzo e giugno i nostri seminari, come dire, sono sempre delle tappe che intorno alle quali, in mezzo alle quali ci sta il lavoro, non sono degli eventi occasionali. Anche oggi diciamo, voglio con più sottolineatura il taglio che abbiamo dato a questo evento di lavoro è molto più interno rispetto a quel, come logico che sia, rispetto a maggio. Non rappresentiamo il lavoro fatto, non ce lo rappresentiamo né lo rappresentiamo all'esterno, ma ci diamo un tempo un po' più intensivo per impostare il lavoro. Tra maggio e giugno del 2010 abbiamo fatto un'analisi delle tappe e dei risultati delle verifiche disciplinari che condivide. Approfondire il discorso sulle competenze, dice vabbè, partiamo ad andare a vedere dalle verifiche per classi parallele quali sono i dati che emergono, e soprattutto lavoriamo sui punti di caduta. Ricordate, c'era un lavoro su
penso a quello di matematica sugli angoli, quello di geografia sulla lettura di immagini del territorio, eccetera. Col seminario invece del settembre 2010 noi abbiamo detto bene, fin qui abbiamo provato a indagare con risorse proprie, nostre, i due aspetti, no? Situazioni complesse prima, situazioni un po' più circoscritte come sono delle prestazioni mirate nelle varie discipline, e adesso attingiamo alla ricerca, alla letteratura e attingiamo all'esperienza altrui, perché nel seminario a settembre abbiamo coniugato due cose: uno, una presenza molto significativa che ci ha assegnato il nostro lavoro di Pestalozzi, che non era solo quella presenza fisica, ma noi avevamo letto e riproposto alla lettura la loro esperienza, che avevano fatto ricerca sul loro vissuto didattico, sulle competenze, e poi la lettura del libro di Pestalozzi, Contro le competenze, da qua è partito il lavoro tra febbraio e maggio, che è stato l'oggetto del lavoro dell'anno scorso. Tutti i gruppi hanno introdotto dei momenti di straordinarietà, diciamolo francamente, no? Anche molto eclatanti, ma penso al lavoro di storia, che è stato quasi una scuola dentro la scuola, cioè si erano inventati degli scenari complicatissimi, o il lavoro di italiano, per cui abbiamo creato addirittura questa smania di proprio mettere in campo tutte le energie, le gradi di competenze, aver creato degli ingordi fantastici, ci siamo trovati in 6 docenti dentro le classi con bambini di terza. Secondo me è importante fare questi errori, no, di eccesso, perché poi a togliere si fa sempre, è sempre facile, e mettere che poi è difficile. Comunque situazioni di tutto sommato nel quale più, quale meno, di eccezionalità. Abbiamo studiato, abbiamo fatto le rubriche con quale competenze su quale competenze lavoriamo, costruiamo allora, e abbiamo proceduto top down, cioè da un individuare una competenza alla costruzione di un contesto. Tutte queste cose, per chi non c'era, le potete vedere, sono state ben ricostruite in una mappatura anche con una documentazione video che permette anche di toccare con mano. Arriviamo al seminario di maggio del 2011, dove abbiamo rivisitato queste esperienze, ce le siamo comunicate. Ecco, io dirò anche l'importanza di questo fatto, no? Di entrare dentro gli uni negli altri, nelle attività, nel confronto proprio. Se lavoriamo sulle competenze, qui la specificità disciplinare non è un ostacolo a passarci delle competenze tra di noi. Ed eccoci qua. Prima di entrare nel merito, mi piace contestualizzare bene questo evento, perché è un evento oneroso, è un evento oneroso per le famiglie che si tengono a casa i bambini, un evento oneroso per una parte almeno di noi che si cucca tutto sommato un bel po' di ore di lavoro intensivo, quindi non possiamo giocarcela così. Dobbiamo essere convinti, sicuri, sfrondare eventualmente il lavoro per essere essenziali ed efficaci. Noi stiamo facendo due cose fondamentalmente. Stiamo cercando di dare un giro di manovella a un lavoro che si diluisce tra mille problemi, no? Che è quello di appunto cercare di costruire, di prendere dalla nostra esperienza il fattore di efficacia per qualificare il curriculum. Non è che la ricerca sulle competenze è qualcosa di diverso da formato al curriculum. E questo è quello che anticipavo. Cerchiamo di uscire con oggi, impostare un lavoro che in qualche modo esca da quell'esperienza dell'anno scorso e ci porti dall'eccezionalità all'ordinarietà.
dal piano della ricerca che si sovrappone un po' al quotidiano, e invece fare della quotidianità, il quotidianità intendo proprio ciò che avviene quando noi apriamo la porta della classe, entriamo dentro e iniziamo il nostro lavoro con i bambini. Quello è il fondamento della ricerca. L'anno scorso ci è servito per dare, come dire, andare a indagare anche con un dispendio grande di energie, cos'era sta cosa. E veniamo a questo delirio che da un po' di tempo mi perseguita, cercare una rappresentazione grafica di qual è il nostro sistema da questo punto di vista. Non è fatto che stare scarabocchiando sul foglio. Cioè, vediamo quali sono le risorse che entrano dentro, da dove prendiamo le risorse per far funzionare questa IT School benedetta e come possono funzionare. Allora, io piuttosto che quello della rete mi sono trovato bene nella metafora, nella similitudine del sistema di basi comunicanti. Allora, quella robina al centro di Bartolino dovrebbe essere con noi, insomma, o per, come individuo o come gruppo. La metafora dei vasi comunicanti mi permette meglio di vedere cosa facciamo poi oggi. Allora, da dove prendiamo le risorse? Innanzitutto le risorse le prendiamo dal progetto, da una negoziazione con questo innominabile interlocutore politico-istituzionale che comunque ci ha rinnovato il progetto. Prendiamo delle risorse che sono fisse, non sono modificabili, sono in termini di numero di persone. Però poi abbiamo altre due, che sono quelle su cui noi possiamo giocare e su cui stiamo giocando in questo momento. Sono la conoscenza e l'esperienza che viene dall'esterno, in termini di, diciamo, di assestamento di cultura professionale, in termini di esperienza, per esempio nelle nostre scuole, e perché no, anche altre scuole, no, che entrano in contatto con noi, l'esperienza. Noi dobbiamo attingere anche di lì. Ma, e la freccetta colorata lo dice, il punto forte su cui noi giochiamo la nostra identità di scuola sperimentale è il saper attingere risorse professionali, rinnovarle e qualificarle, è la pratica. Noi oggi lavoriamo ancora su questo punto. E che cosa tutto ciò ci permette di avere un valore aggiunto, perché se non c'è valore aggiunto noi siamo un'istituzione parassitaria, e questo noi dobbiamo avere questa consapevolezza forte. Noi restituiamo il valore aggiunto innanzitutto agli utenti, perché se è vero che noi riusciamo a fare queste cose, cioè introdurre energie, lavorare, migliorare, fare crescere in modo produttivo, le restituiamo automaticamente nel fare scuola. E la nostra identità tipica però ci dice che dobbiamo andare a restituire anche al sistema. Questo è il punto su cui ci troviamo oggi. Questo è il pensierino finale che ci serve per dire che queste energie non semplicemente noi le dobbiamo mettere in circolazione, cioè noi dobbiamo scolare i tubi, le strozzature che ci sono tra di noi come individui, come gruppi di disciplina, perché nel metterle in contatto, perché questi contenitori sono tutti diversi, noi siamo tutti diversi, abbiamo contenuti, diciamo, di linfa professionale diversa, ne abbiamo di più e ne abbiamo diversi tra di noi, e il potenziale noi lo accresciamo se siamo capaci di far circolare la linfa professionale, perché nel farla circolare non solo la aumentiamo e la mettiamo in equilibrio, e in modo che poi nel rapporto con i bambini non riproduciamo gli stessi equilibri, ma modifichiamo anche la natura chimica, cioè facciamo delle reazioni positive, possibilmente positive, no? A volte vengono anche fuori degli intrulli magari strani, però il nostro obiettivo è questo. Ed ecco che abbiamo un surplus non solo quantitativo, ma un surplus qualitativo che noi restituiamo al sistema. Perché dico questo? Perché la sensazione che abbiamo avuto anche nel coordinamento, nelle commissioni di
cosiddette strategiche, è che a quale vogliamo porre rimedio? È che il rischio sia quello di incrementare un modello di procedere, dicevo, su per linee parallele. C'è questo livello alto, no? Ogni tanto ci fermiamo, andiamo, facciamo le indagini, studiamo, vediamo, ecco. Poi c'è un livello intermedio che è il livello dei gruppi disciplinari, che chi più chi meno, con quegli squilibri dei contenitori e vasi comunicanti che abbiamo visto, che è il curriculum dichiarato, ci mettiamo un po' d'accordo sulle cose da fare. E poi c'è il livello individuale, che potrebbe essere il livello del libero di tutti, no? Questa, se noi non studiamo bene i tubi, c'è il rischio che queste tre cose girino per conto loro. Ecco, noi il nostro lavoro di oggi deve avere questa impostazione, credo. Perché l'investimento che noi facciamo in termini di connessione di T-School, l'introduzione che ha fatto Paolo del progetto, la conoscete, e questo è poi l'elemento chiave. Non è né un assioma, no? Né, come dire, un ossequio a una moda pedagogica, ma è proprio il fondamento. Questo è l'elemento discriminante. No, non sono i pezzi che noi mettiamo insieme, sono, come dire, la realizzazione di questa strategia. Entriamo più nel vivo del lavoro di oggi. Rispetto al seminario di maggio, che era appunto esposizione e documentazione, quindi c'era questo elemento un po' che ci anche metteva in ansia tutti quanti, oggi è un lavoro apparentemente connotato verso l'interno, come dire, sono riunioni dei gruppi di disciplina. Qual è l'elemento che dice perché chiudiamo la scuola? No? È perché siamo tutti qua intruppati? E per questo è fondamentale, perché perché l'intensità del lavoro, cioè poter dare un po' di continuità anziché diluirlo in mezzo a una miriade degli impegni, e questo dovremmo rivendicarlo anche con l'utenza. Per fare bene certe cose, non tanto, ma ogni tanto c'è bisogno anche di sospendere un attimo il lavoro. E poi perché la condivisione non è formale, dirci il gruppo di italiano, che dica il gruppo di matematica, che dica il gruppo di scienze motorie, e che faccia capire quali sono le sue intenzioni, come si muove, non è solo un fatto formale, non è una ritualità, perché noi abbiamo questa roba qua della condivisione, vabbè, è politicamente corretto, diciamo, no, non sembra, ma il sapere reciprocamente fertilizza il nostro lavoro. Quindi vado sempre più vicino al lavoro, e poi vi dirò qualcosa su dove siamo arrivati. Allora, oggi, allora, quindi teniamo presente questa cosa, evitiamo ogni cosa nel fare che non sia finalizzata all'obiettivo che ci diamo, che oggi è questo. Oggi abbiamo una tappa della preparazione del lavoro che ci aspetta a partire dai prossimi mesi, e basta, non c'è nessuna ansia, quindi la prestazione, la passerella, eccetera. È un lavoro orientato in questo senso. Ritorno un attimo indietro e ho cercato una sintesi per non rubare troppo tempo e per dare un elemento di funzionalità al lavoro, dove siamo arrivati a maggio. Allora, dal lavoro dei gruppi possiamo trarre due elementi. C'è stata una fortissima omogeneità da un certo punto di vista e potenti disomogeneità da un altro punto di vista del lavoro dei gruppi. Allora, sicuramente tutti i gruppi hanno avuto elementi di omogeneità nel strutturare le situazioni problematiche, le situazioni di problema come le chiama Castoldi o comunque sia. I problemi erano tutti, problemi, come dire, situazioni di lavoro, problematiche offerte ai bambini, alle varie discipline, erano tutti problemi sicuramente aperti e autentici. Attenzione, autentici bisogna intenderci. Autentici nel senso che la proposta di ricerca della soluzione aveva la sua autenticità, non era fittizia, non era ripetitiva, non era applicativa.
non nel senso che appunto scrivo la lettera al sindaco perché quella è una cosa autentica, no, invece è la natura del problema che dà l'autenticità. Poi tutti attivavano molteplicità delle abilità attivate, non si lavorava su una, c'era una complessità anche in qualche caso molto forte di abilità, c'era un elemento forte di coinvolgimento, negoziazione e metacognizione per gli alunni e c'era una progettualità intrinseca, erano progetti, nel senso che si doveva stabilire i passi uno dopo l'altro, c'era un prodotto finale soprattutto che io non dico che altre cose siano sbagliate, attenzione, io fotografo la situazione. Il prodotto era un elemento forte di progettualità, il prodotto era risistemare l'aula con certe caratteristiche, era il poter, nel caso di italiano, mettere in gioco le proprie capacità dei ragazzi di terza nei confronti dei bambini di prima per trasmettergli una metodologia per affrontare testi, diciamo, di divulgazione storica. C'era la costruzione di uno strumento con delle componenti anche di carattere estetico per il gruppo di musica e di arte e via dicendo. Questi erano elementi di omogeneità. A livello di disomogeneità, la prima cosa, la cosa sinteticamente più evidente era il lavoro, la capacità, l'intenzionalità di circoscrivere bene l'obiettivo su cui si andava a lavorare e quindi fare una rubrica, per usare un termine che è entrato nel nostro linguaggio, molto circostanziata, e viceversa mantenere una visione più diluita dell'obiettivo, no? Maggiore o minore precisione nella costruzione della rubrica. In qualche caso la compresenza di competenze molto pesanti, che poi non si sapeva su quale magari porre l'attenzione, e tutto ciò ha portato poi a dei sistemi di analisi qualche, parzialmente anche di misurazione dell'attivazione o meno delle competenze nei gruppi classe e nei singoli più o meno approssimativi, meno capaci di dare delle certezze sugli esiti. In qualche caso, secondo me, anche si è scelta, poi ne parlerò dopo ancora, come dire, la competenza sembrava essere un po' un cappello. Penso all'esperienza di storia, che la competenza dichiarata poi si perdeva in una serie di... L'esperienza poi era bellissima, ma non c'era questa continuità. Si è scelto delle competenze come quella di argomentativa che non necessariamente si andava a applicare su diciamo, l'asse culturale storico, anche se argomentare in storia è importante, però voglio dire, la posso applicare ovunque. Diversi livelli di esportabilità e integrazione nell'ordinarietà del curriculum. Ci sono l'esperienza di matematica, voglio dire, del gruppo di tecnologia matematica, è un'esperienza che in fondo il passo successivo verso la replicazione, la moltiplicazione di situazioni analoghe nel curriculum della quotidianità è facile. Rispetto ad altri, mi viene semplicemente italiano che l'ho fatta personalmente, o storia, quel modello lì è distante dalla quotidianità perché ha un assetto come di configurazione, proprio un setting talmente complicato che è difficile pensare a replicare. Questo per ricordare, non sono solo il gusto di fare una fotografia carina, ma secondo me queste cose ci dovrebbero far pensare, E sto finendo. Sono un po' come dire, riflessioni a margine che probabilmente si sovrappongono un po' alle cose che diranno Sara e Simone dopo. Allora, io mi sono confermato queste idee, che se si lavora realmente su una competenza bisogna avere la consapevolezza di queste conseguenze.
non ripeterò il concetto di competenza, se ne parlerà. Allora, bisogna sapere che è inutile ostinarsi nei sistemi, nella ricerca di sistemi di rilevazione di tipo quantitativo, cioè misurazioni di questo tipo ci aiutano, sono una componente, ma se io davvero lavoro su più abilità contestuali, se lavoro sul sommerso, cioè sul soggettivo, sulle capacità metacognitive, su quella che nella definizione viene chiamata la disponibilità ad apprendere, l'atteggiamento positivo nei confronti del contesto, del compito, delle risorse degli altri, forse l'ostinazione nel cercare strumenti di analisi di tipo quantitativo non ci porta lontanissimo. Dobbiamo averli, sono un nocciolo duro che ci evita impressionismi, approssimazioni, ma poi bisogna che noi ci abilitiamo, che ci studiamo e utilizziamo la ricchezza di altre prospettive di osservazione. Si utilizzano informazioni eterogenee, ovviamente, si indaga sul sommerso delle prestazioni, sugli elementi soggettivi che entrano, e io penso che dobbiamo fare questo salto. Veramente, noi abbiamo due strade per, secondo me, catturare una situazione in cui, ok, mi pare che rispetto a questo contesto problematico, la competenza, questa roba qua, si è attivata la competenza. Allora, uno è lo studio di casi individuali, perché la complessità noi la riduciamo in due modi: o studiamo un caso e allora utilizziamo bene tutte le variabili, ricostruiamo tutti i fattori, oppure, per questo abbiamo adottato il sistema della rubrica, sappiamo che non abbiamo, come dire, la intenzione di cogliere contestualmente tutte le variabili, ma selezioniamo degli indizi significativi. La rubrica è più né meno credo sia questo. Un'altra cosa che è saltata agli occhi, che salta agli occhi in questo tentativo di passare dalla straordinarietà all'ordinarietà, è che bisogna che abbiamo la consapevolezza che possiamo curriculare per competenze. Abbiamo due strade: o pensiamo al contesto, che è quello che facciamo adesso, oggi, e al percorso didattico, e dopo indaghiamo dentro, ricostruiamo quali sono le competenze che come dire, entrano in gioco. Le risorse che da una parte richiede e dall'altra attiva. Non è detto che le due cose siano sempre vanno insieme. L'ultima cosa che volevo dire, appunto, e mi richiamo e concludo ripensando a quello che diceva Paolo all'inizio: noi abbiamo l'Europa, l'OCSE, che cioè, non viene dal mondo della pratica, l'elaborazione delle competenze, c'è una forte. Non penso, non divido il mondo in due, no? Qui ci sono tutti bravi, là ci sono tutti cattivi, però sicuramente noi abbiamo avuto diverse versioni internazionali, la traduzione nazionale, le famose sette competenze. Allora, se noi vogliamo, e credo dobbiamo, ed è interessante farlo, utilizzare ancora nel nostro lavoro queste fatidiche sette competenze, tutti capiscono che o noi facciamo un passo avanti e a partire dalla nostra esperienza le decliniamo facendo riferimento al concreto, o non ci servono, sono sterili, quindi sono un punto di partenza, ma noi imparare ad imparare col problem solving o comunicare, siamo al comunicare, tutti la usano, perché tutti parlano e tutti leggono, tutti. Cioè, quindi, allora, o noi entriamo bene nel merito e indaghiamo rispetto alla nostra esperienza, non rispetto a così, il gioco delle definizioni, no? Così astratte, oppure questo resterà eternamente, è una mia opinione molto personale, eternamente un cappello che ci dà fastidio. Questo è il mio
messaggio. Allora, abbiamo dato questo sottotitolo al nostro intervento perché, come sapete, avevamo un compito per quest'estate che era leggere il libro di Castoldi, pesante, per certi versi noioso, eccetera, però per questo abbiamo pensato di, come dire, immaginare di darci tutti insieme una serie di segnalibri, cioè una serie di indicazioni di lettura che ci potessero essere anche utili per il lavoro che dobbiamo fare qui a maggio. Abbiamo deciso di ripartire nuovamente dalle competenze, perché l'anno scorso, come dire, questo era rimasto un po' un punto, se volete, dolente. Che cosa sono le competenze? Noi di matematica le chiamavamo altri facevano altro, insomma, era ancora un punto sul quale avevamo delle difficoltà, per cui siamo andati a riguardare e effettivamente in questo Castoldi è chiaro, no? Cos'è una competenza? È un insieme di cose, sono le conoscenze, sono le abilità, poi lui le suddivide in teoriche, pratiche e abilità, e le disposizioni però anche ad agire. Quante volte ci troviamo di fronte a ragazzini che probabilmente sanno come affrontare un problema ma che poi non ci riescono ad affrontarlo, si trovano nell'impossibilità ad agire, quasi proprio un'impossibilità ad agire. Quindi quando consideriamo una competenza dobbiamo tenere conto di tutti questi aspetti, non possiamo tenere conto solo di uno. Questo schema è uno schema, se volete, un pochino più complesso, ma che è esattamente ripercorre quello di prima: le risorse cognitive, quindi ciò che io so, il saper agire, quindi mettere a fuoco il compito, attivare strategie, eccetera, ma anche poi il volere e il poter agire, la disponibilità ad apprendere, la sensibilità al contesto. Abbiamo suddiviso, abbiamo provato a vedere le competenze dal punto di vista di chi apprende e del processo di apprendimento e dal punto di vista invece di chi insegna, del processo di insegnamento. Castoldi dice, se volete, questo nuovo concetto di competenza si lega abbastanza bene e armonizza con tutto ciò che è la nuova, che sono le nuove teorie nuove, che sono le teorie didattiche recenti sul costruttivismo, perché effettivamente progettare per competenze, considerare le competenze, mobilita tutta una serie, un modo di apprendere che ben si configura rispetto al costruttivismo. Quali sono le caratteristiche di questo apprendimento? Attivo, un ruolo consapevole e responsabile di chi apprende, costruttivo inteso come integrazione tra strutture mentali pregresse e nuove conoscenze, niente di nuovo, perlomeno spesso nella nostra pratica lo facciamo, no? Quali sono? Partiamo spesso che cosa sappiamo già di questo, che idea avete, che ipotesi fate, che cosa possiamo conoscere di diverso e come interviamo ciò che abbiamo appreso con quello che già sapevamo. Evitare delle sorte di riscritture che talvolta peraltro lasciano poco, no? Io avevo un'idea e riscrivo sopra, ma la mia idea continua a rimanere quella. Collaborativo, il ruolo dell'interazione sociale. Anche su questo Castoldi insiste molto, su una scuola che in qualche modo propone un apprendimento molto teorico e molto sganciato da quando noi lavoriamo insieme. Immaginate soltanto noi quando programmiamo insieme, programmare da soli, lavorare da soli è molto tanto inusuale, molto francamente inusuale, perché non è vero che lo facciamo, siamo obbligati
a volte con piacere, a volte con dispiacere, ma siamo obbligati. Intenzionale, quindi il ruolo della motivazione. Conversazionale, su questo a me questo piace molto, il ruolo del linguaggio, utilizzare il linguaggio per apprendere, il ruolo del racconto, della narrazione. Contestualizzato, riferito quindi a compiti di realtà, riflessivo, nel senso che ci sia un circolo tra conoscenza, esperienza e riflessione. Sì, dirò molto brevemente perché le due facce della medaglia, insegnamento e apprendimento, si sovrappongono e quindi rischierei di ripetere molte cose. Cerco solo di focalizzare su alcuni punti. Il rischio connesso alla didattica per competenze è quello di pensare a contesti di apprendimento che scignocchiano in qualche modo la realtà e che impongano una visione essenzialmente negativa dell'apprendimento formale scolastico. E dobbiamo cercare di evitare di cadere in questo fraintendimento. Il sapere scolastico, il percorso scolastico di apprendimento formale ha una caratteristica specifica che è quella di sviluppare un livello di meta riflessione sul processo di apprendimento, di prendere le distanze dalla realtà, astrarre, generalizzare e promuovere cioè tutti quei processi che sono indispensabili per la costruzione di un apprendimento stabile e utile, trasferibile. Per cui questa caratteristica deve assolutamente essere mantenuta. Quello che invece possiamo provare nelle nostre proposte a migliorare è interrompere, evitare l'interruzione, evitare la discontinuità tra le richieste scolastiche e le richieste della vita reale per quanto riguarda appunto le modalità di lavoro, come diceva prima Sara, nella realtà si lavora facendo riferimento a strumenti, a supporti. Pensiamo tutte le volte che clicchiamo per andare a cercare una cosa su Wikipedia piuttosto che su qualche altra risorsa online, lavoriamo insieme, ci confrontiamo e quindi tutti questi aspetti vanno recuperati. Dobbiamo appunto evitare di proporre un insegnamento, ma qui è superfluo dirlo perché non è difficile che lo si faccia, che si compiace di una trasmissione di conoscenze e di una ripetizione, di un riscontro di cosa si è fornito e che ritorna nella prova di verifica. E quindi dobbiamo promuovere un insegnamento che mantenga la sua capacità di fornire delle categorie concettuali entro cui analizzare la realtà, ma poi di metterle, alla prova direttamente in contesti che richiamano problemi reali e autentici e sciogliere quindi questa discontinuità tra i due saperi, il teorico pratico, la storia di lettura che chiama classico e romantico, non so come vi abbia fatto venire in mente. Quindi la nostra attività di insegnamento deve, quando si centra sulle competenze, deve avere questo tipo di scopo, questo tipo di finalità e deve soprattutto, questo è un concetto su cui Castaldi insiste, fare in modo che l'attività proposta dall'insegnante sia speculare, sia coerente con le attività che l'insegnante vuole promuovere e richiede agli allievi. E quindi la sua proposta deve innanzitutto prevedere alcuni di questi step. Castaldi ne elenca molti, io un po' arbitrariamente ho scelto quelli che mi sembravano più significativi. Intanto un lavoro di selezione e riconoscimento di informazioni pertinenti, che è una cosa che accomuna qualsiasi attività che possiamo proporre. Poi, altro punto fondamentale, il percorso che noi progettiamo deve essere un percorso di attività e di compiti. Non possiamo pensare a un percorso, a una mappa che sviluppi concetti collegati a una tematica
come se dovessimo appunto spiegare un fenomeno, un concetto e farci una scaletta della nostra lezione, ma pensare a un percorso fatto di contributi concreti che provengono dai ragazzi e dall'insegnante che si scambiano e si interconnettono. Appunto stimolare le interazioni sia insegnanti allievi sia tra gli allievi e poi naturalmente, prendendo quello che dicevo prima, promuovere la riflessione sul processo di apprendimento che non può prescindere dal coinvolgimento nella valutazione. E i ragazzi devono sapere in che modo sarà, che cosa del loro comportamento sarà valutato, che cosa ci si aspetta da loro, che cosa devono fare, e devono sapere che cosa sarà apprezzato e che cosa invece sarà considerato poco funzionale. È assolutamente necessario, altrimenti non c'è consapevolezza. Allora, non è che da questa lettura uno dice abbiamo letto Cassiroldi, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Gli elementi di criticità che ancora per noi rimangono rispetto al discorso della competenza sono: quali competenze chiave per la cittadinanza attiva, un po' quello che diceva prima Camillo. Noi abbiamo scelto le 7, che sono le 7 presenti nelle indicazioni ministeriali. Ci piacciono, ci stanno strette, riusciamo, in realtà ce le siamo prese così, niente ci vieta di provare a fare una riflessione su questo. Altro punto che effettivamente come dire, è di criticità, non ci sono delle soluzioni, non si trovano delle soluzioni semplici, è che relazione tra le competenze di cittadinanza e le competenze di disciplina. Questo, non so se vi ricordate l'anno scorso, nel momento in cui dovevamo compilare il famoso documento delle competenze per le classi terze, ma progettare, ma sì, ma secondo te 7, 8, un po', diciamocelo, è il delirio di voler come dire, misurare con dei numeri le competenze, tanto per intenderci a Pestalozzi le competenze vengono valutate in modo discorsivo, cioè vengono costruiti ai ragazzi delle cose, vengono fornite alle famiglie delle cose scritte. Noi abbiamo questo sistema, però questo ci crea delle sono elementi di criticità, teniamoli lì, teniamoli presenti, ragioniamoci sopra, proviamo a immaginarci delle soluzioni. La seconda parte del libro di Castoldi è più concentrata sul discorso della progettazione, un discorso che, come dire, conosciamo, perché insegnare a apprendere, cosa insegnare a apprendere, come insegnare a apprendere, come valutare, sono le domande che ci siamo sempre posti quando abbiamo costruito il nostro progetto di unità didattica. A seconda del modello progettuale, forse, come dire, si dà una maggiore importanza all'una o all'altra domanda. I traguardi formativi sono, come dire, è una programmazione molto per obiettivi, no? Io identifico tutti gli obiettivi che mi do e mi concentro molto sulla prima domanda. In un modello invece più di progettazione per concetti, forse mi concentro di più sui contenuti culturali, quali sono i concetti chiave, eccetera. Che cosa Castoldi poi dice, cosa facciamo quando progettiamo per competenze? Che cosa cambia? In fondo le domande rimangono le stesse, non cambiano per niente. Forse cambia un pochino lo sguardo col quale guardiamo ad ogni domanda. Sì, diciamo che la progettazione per competenze può funzionare come una sintesi tra modelli di progettazione diversi che lo hanno preceduto, perché quantosi tra quelli che danno maggiore importanza alla definizione dei traguardi, però lo rivede rispetto alla progettazione per obiettivi, perché questi traguardi devono essere appunto integrati e devono comprendere anche gli atteggiamenti e
la città di interagire nel contesto di cui abbiamo parlato prima. Nello stesso tempo, la competenza permette di vedere i contenuti disciplinari, i saperi disciplinari in un quadro più vasto di loro utilizzo in vista dello sviluppo di competenze di cittadinanza. L'insistenza sulla metacognizione e sulla riflessione relativa all'esperienza è caratteristica del sistema della progettazione per competenze e ci permette di rivisitare il quadrante dei processi e naturalmente l'introduzione di strumenti specifici di cui parleremo tra poco nella rubrica e tutti gli altri strumenti che dalla rubrica si possono generare rinnova e ampia sia in termini quantitativi sia qualitativi il quadrante della valutazione. Castoldi poi propone una sorta di vero e proprio format di progettazione, nel senso che assunto che cosa intendiamo per progetto didattico incentrato sulla competenza, identifica una serie di fasi, ne identifica molte e ne analizza essenzialmente quattro. Una prima fase di messa a fuoco della competenza, una seconda di definizione della situazione problema. In realtà queste due fasi, se volete, possono essere interscambiabili, nel senso che posso pensare di identificare il problema e dopodiché chiarirmi qual è la competenza, al contrario, sono in realtà fasi non proprio successive, ma che spesso in qualche modo, come dire, avvengono allo stesso tempo. Gli strumenti sono leggermente diversi. Una fase 3 di articolazione logica della logica didattica del progetto e un'ultima fase essenziale di valutazione. La valutazione, si insiste molto sul ruolo della valutazione, sul ruolo soprattutto anche formativo della valutazione, non più una valutazione che semplicemente, come dire, valuta la prestazione, ma una valutazione che possa essere un momento ulteriore di quel discorso della ricorsività, no? Continuare a far circolare l'apprendimento anche attraverso la fase di valutazione. La prima fase, appunto, è la messa a fuoco della competenza. Lo strumento che utilizziamo in questa fase è appunto la rubrica. Che cos'è la rubrica? È uno strumento sintetico, cattivo, che ci permette di riconoscere, individuare le dimensioni si manifestano nella competenza, nell'esercizio della competenza. E le dimensioni, abbiamo detto, sono di diversa natura, sono dimensioni più legate all'aspetto motivazionale, intenzionale, oppure più legate invece alla sfera cognitiva e quindi al sapere, alle abilità che vengono messe in atto. E tutte queste dimensioni vengono definite, elencate e per ciascuna di esse si cerca appunto di immaginare quali possono essere i livelli di padronanza attesi che si manifesteranno. Anzi, in realtà Castoldi suggerisce di un processo inverso, cioè cercare di tenere memoria di comportamenti manifestati e poi cercare in attività simili precedenti e poi prendere come spunto per articolare con maggiore sistematicità i livelli attesi. Sì, vi ricordo che l'anno scorso era anche venuto fuori così dalle nostre discussioni che le rubriche hanno proprio, lo vedete che sono, le abbiamo messe proprio nella fase 1 perché, e questo diciamo, ritornare alla nostra esperienza, come più che altro elemento utile per la progettazione, per la messa a fuoco della competenza, per capire esattamente, per essere consapevoli di ciò che stiamo facendo. Altra cosa forse più snella, anche lo stesso Castoldi lo dice da qualche parte, devono essere le rubriche valutative. È chiaro che
noi l'anno scorso ci eravamo trovati in difficoltà, la rubrica che avevamo utilizzato per definire la competenza, le competenze utilizzate in classe, avevamo bisogno giusto di quei 5-6 insegnanti, quelli che osservavano, quelli che valutavano, quelli, e francamente la riproducibilità di questa cosa è scarsa. Però avevamo messo in luce come invece fosse stato assolutamente essenziale l'elaborazione della rubrica per la consapevolezza, cioè per capire esattamente che cosa stavamo andando a indagare, qual era la competenza indagata, quali erano le sue dimensioni, che cosa ci aspettavamo. La fase 2 non ci ritorno, anche perché, come dire, direi che anche da quello che diceva Camillo era un po' l'aspetto che ci caratterizzava per l'omogeneità. Tutti avevamo capito esattamente che cosa si intendeva situazione problema. Ci si possono porre alcune domande, no? Allora, la situazione problema che mi sono pensato permette di recuperare sempre il pregresso, vengono sollecitati processi cognitivi complessi, viene stimolato l'interesse. Tutte queste sono domande che ci possono aiutare per definire se la nostra situazione, la situazione problema che abbiamo identificato, funziona o no. Fase 3, l'articolazione didattica. Che cosa si intende per articolazione didattica? Castoldi intende più proprio, lui dice, identificare una sorta di struttura del percorso. Poi ci sarà un momento in cui si andrà a dire che cosa si fa in ogni singolo momento. Allora, incontro 1, mi viene in mente il lavoro che stiamo facendo su Product Center, no? Incontro 1, incontro 2, incontro 3, che cosa facciamo? Ma qual è la logica interna del percorso? Castoldi propone una prima parte di una sorta di incipit, di motivazione, problematizzazione, condivisione, perché stiamo facendo, dare senso a ciò che stiamo facendo, perché stiamo facendo questa cosa. Una parte invece lui la definisce l'intreccio, no? Usando la narrazione come il testo narrativo, un po' come similitudine, come metafora, il momento dell'acquisizione, dell'approfondimento, dell'osservazione, della sperimentazione e così via. Un'ultima parte invece di integrazione, socializzazione, valutazione e generalizzazione. Quindi una parte, in questa parte qui, se volete, rientrano poi tutti gli strumenti che possiamo utilizzare: la discussione, le mappe, l'apprendimento cooperativo, l'apprendistato cognitivo, la didattica, gli studi di caso, quello che volete, la rappresentazione. Tutti questi sono poi modalità che possono essere utilizzate in modo diverso. Ultima fase, la fase della lavoro. Sì, su questa vado veramente di corsa perché è stata un po' il centro del lavoro dell'anno scorso. Siccome la competenza è fatta di tante cose, per valutare il suo esercizio sono necessari tanti punti di vista diversi, compreso quello dello stesso soggetto che la esercita. In particolare quindi abbiamo definito tre poli, tre livelli dai quali osservare la competenza: quello appunto dello soggetto stesso, il polo soggettivo, quello della prestazione del compito, cioè il polo oggettivo, e poi quello delle altre persone che interagiscono e osservano a scuola, ma non necessariamente solo a scuola. Che è quello del polo dell'intersoggettività. Anche qui molto brevemente, siccome i poli sono tre, per ciascuno dei poli occorrerà dotarsi di strumenti. Per quanto riguarda quello oggettivo, la situazione è la più semplice perché appunto è quello della prestazione, quindi lo strumento sarà la consegna, il compito richiesto, e con la relativa scheda di griglia di valutazione. Per quanto riguarda invece il polo soggettivo, saranno gli strumenti per l'autovalutazione, quindi questionari dedicati,
e strumenti analoghi saranno anche quelli per l'eterovalutazione e la valutazione intersoggettiva, che potrà valersi appunto di questionari, questa volta destinati agli osservatori, non al soggetto stesso, griglie di osservazione, checklist, eccetera. Una via che proponiamo per il lavoro è proprio quella di fare un passo in avanti in questo senso. L'anno scorso si è lavorato moltissimo sulla rubrica, e la rubrica è stata utilizzata, si è rivelata molto utile come strumento per la progettazione. È stata un pochino meno utilizzata proprio come strumento generatore di strumenti di valutazione destinati ai diversi poli. Quest'anno forse una delle vie di generalizzazione del lavoro potrebbe proprio essere questa. È una proposta, mi importa. Allora, visto che nell'intervento c'era il discorso del curriculum, cioè progetti didattici, allora l'anno scorso abbiamo lavorato sulle competenze, abbiamo ciascuno di un gruppo disciplinare ha messo su un progetto, eccetera, ma il problema è come collocare questi progetti didattici all'interno del curriculum complessivo. Cioè, non solo, che relazione possiamo stabilire tra i percorsi didattici disciplinari e questi progetti? In che modo riusciamo a influenzare la nostra pratica didattica e la nostra pratica valutativa con questo lavoro di ricerca che stiamo facendo? In che modo facciamo dialogare queste due? Perché un po' quello che diceva Camillo, il rischio è quello che come dire, ci siano diversi livelli che poi non comunicano tra di loro. Cioè, facciamo il nostro bel progetto, cioè abbiamo le rubriche, abbiamo gli strumenti di autovalutazione, eccetera, ma poi nella nostra pratica didattica continuiamo a fare esattamente quello che facevamo sempre, aggiungiamo un pezzetto. Quello che quest'anno volevamo insomma riuscire a rompere era proprio questo, e provare a far comunicare questi livelli, a vedere in che modo riusciamo a portare questa modalità di progettazione all'interno del nostro curriculum, vedendo anche se effettivamente questo nostro curriculum, così come adesso è un curriculum che si presta a essere visto da un punto di vista delle competenze, oppure se ci sono delle parti che non si prestano per niente, che forse vanno riviste, rivisitate. Vi ricordate, l'anno scorso ne abbiamo discusso a lungo, il lavoro sulle competenze ci aveva messo un po' in crisi sul nostro curriculum. Forse quest'anno il lavoro è: siamo un po' in crisi sul curriculum, cominciamo a pensare a che cosa vogliamo di diverso, cominciamo a pensare. Questo lavoro, questo spazio di 6-7 gruppi, adesso sono il gruppo di sostegno, ha previsto un'articolazione abbastanza complessa, quindi vediamo come riusciamo a stare nei tempi, comunque 5-6-7 minuti di tempo per ogni gruppo, per cui intorno al massimo alle 4:30 dovremmo aver finito, e a quel punto io farò per pochi minuti di considerazioni conclusive e soprattutto di proiezione del lavoro verso maggio, quando dovremo portare a termine quest'altra puntata del nostro progetto. Qui su questo computer trovate la scheda che state vedendo, quindi ogni gruppo poi il coordinatore magari prenderla, e su questa scheda sono sintetizzati o possono andare in cartaceo, però è più difficile poi lavorarci sopra. Comunque, su questa scheda sono sintetizzati i passaggi che si dovrebbero realizzare da qui a maggio. Non possiamo, come dire, porre delle scadenze, cioè dire a quale punto dobbiamo arrivare oggi, perché innanzitutto abbiamo verificato nei report che i vari gruppi ci hanno mandato in questi giorni che i punti di partenza sono diversi, i punti di partenza del lavoro di oggi, perché ogni gruppo ha avuto una più riunione disciplinare, non ha fatto, è arrivato a un certo punto del percorso precedente. Per cui questa scheda supporterà il lavoro che i gruppi affronteranno poi nel corso di tutto l'anno. Mette in sintesi le cose che Simone e Sara ci hanno illustrato precedentemente, quindi i passaggi che loro
su cui loro hanno fatto riferimento. Chiaramente per quanto riguarda oggi, ogni gruppo farà quello che riuscirà a fare. Chiediamo però la cortesia al termine della giornata, comunque nei prossimi giorni, di farci avere una sintesi, cioè di farci avere la parte compilata di questa scheda perché possa essere collocata come sempre nell'ambito della documentazione. 5 minuti poi finali, 10 minuti finali della giornata sono per mettere a fuoco le fasi successive, quelle che oggi non concluderemo. La faccio scorrere rapidamente alcune informazioni iniziali, così tanto per riuscire a orientarci su chi ha prodotto questo lavoro, quale competenza è stata scelta, come si colloca all'interno del percorso didattico, la descrizione della situazione che il gruppo pensa di costruire, la situazione problematica, si inserirà poi in questo spazio la rubrica, si indicheranno le sequenze, i momenti cruciali dell'attività e poi le informazioni sulle modalità di valutazione, le ultime punti ai quali si collega il dato riferimento. Quindi se preferite la mia cartaccia, altrimenti la potete ritirare di qua. No, ho detto non tutto oggi, questo è supporto per il lavoro di tutto l'anno, quindi aprile perlomeno, quindi alla fine della giornata, nei prossimi giorni ci riserviamo la parte che oggi.